Metti una sera in mostra un artista, una coreografa, una costumista teatrale, un musicista. L'occasione è l'evento spettacolo che si è svolto nella splendida cornice di Villa di Donato a Napoli per l'inaugurazione della mostra The Fragility of Happiness di Marco Abbamondi. Particolarissime microscenografie, 9 opere inedite accompagnano una retrospettiva dell'artista partenopeo che vede raccolto per la prima volta l'intero corpo di opere degli ultimi 5 anni. Così, nuovamente, il poliedrico Marco Abbamondi sorprende i suoi appassionati con un cambio di rotta nel suo percorso artistico, presentandosi come scenografo miniaturista, creatore di microinstallazioni. In molti di questi quadri fanno parte della serie Belle Sguarde. La serie Belle Sguarde, che è questa qui che vediamo alle mie spalle, riprendono delle architetture di Gaudì, di una villa vicino a Barcellona che si chiama proprio Belle Sguarde, e da lì poi nasce quel titolo alla serie. Su queste opere, come possiamo vedere, ci sono anche dei piccolissimi personaggi di circa 1-2 centimetri. Questi personaggi riprendono il lavoro che poi scopriremo successivamente nella serata, che è proprio la fragilità delle felicità, dove va a provare a cercare di spiegare di come la felicità possa svanire in un attimo, in un niente. Quindi basta anche un secondo, meno di un secondo, per trasformare chiaramente la vita di una persona, da positivo e negativo o anche viceversa. Non c'è proprio una soluzione, bisogna rivolgersi in un certo senso ad altri tipi di mantra per ricercarla, questa felicità. No, in realtà poi quando vedremo anche le nuove opere vediamo che c'è sempre una via di uscita. Anzi, io ho cercato di lavorare, più o meno ci ho messo un anno per lavorare alla nuova serie della Fragilità della Felicità, proprio perché va anche a interpretazione dello stato d'animo di chi le osserva. Quindi a seconda anche dello stato d'animo dello spettatore che osserva, le può leggere in un modo più positivo o in un modo negativo. Ad accompagnare la mostra una coreografia di danze creata appositamente da Gabriella Stazio di Movimento Danza, mentre i costumi teatrali di Sabina Albano introdurranno le opere in un percorso scenico e artistico. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Cinzia Penna di Art 1307. Sono cambiate le colorazioni delle opere precedenti, per cui sono opere nuove, inedite, perché con un cambio di colorazione. Nell'altro settore della mostra ci sono invece delle opere assolutamente nuovissime, una serie di microinstallazioni che sono fatte lavorazione di oggetti di modellismo che Abbamondi lavora con il calore, quindi modella anche e poi dipinge, e quindi sono delle storie completamente diverse da questo genere, perché sono micro installazioni, quindi micro sculture, quindi è la prima volta che lui si lancia in questo challenge particolarissimo, che raccontano delle storie, e in una micro installazione di pochissimi centimetri lui racconta una storia di felicità e tristezza nello stesso tempo.